Il potere di dirigere l'orchestra, decide lui la musica e il popolo danza. Decide lui la musica e la danza che il popolo deve fare è quella decisa dal potere. E ho sentito un video su TikTok. Che si dice sparita l'influenza così e qua non c'è più neanche l'Isis, non c'è più niente, c'è solo quello, soltanto quello è l'argomento e tutti sono lì con la testa. Effettivamente è sparito tutto, è sparita l'Isis, è sparito tutto. Guarda che potenza, che potere che hanno. Tutti i giornali allineati, lo ricordate come con la droga, la piaga, tutti allineati, tutti che devono mantenere la posizione, la linea e il discorso a senso unico e bomba. Mediatico. Non ce ne va fuori la gente. Adesso ha questa cosa che di questi che chiudono i negozi, chiudono le attività e quindi sono più tutte le restrizioni che complicano. Che complicano la vita. Il punto è che questa cosa adesso sta colpendo molte persone, ma comunque il potere riceve ancora molti, moltissimi consensi. I consensi sono maggiori rispetto a chi protesta. Non si renderanno mai conto di a quello che hanno aderito alle persecuzioni. Adesso però sono perseguitati, vedete quando come si muovono, sono anche diretti da gente che vuole conquistare il potere politico, la storia. È sempre quella. Ho fatto un piccolo video anch'io proponendo di ucciderli tutti, sopprimerli fisicamente, ovviamente. Ho detto i carabinieri, i poliziotti, i commercialisti, i notai, i preti, tutti quanti, ucciderli. C'era uno che ha commentato, mi fa: eh sì, tutti i corrotti, ma mica tutti. No, ho detto tutti. Bisogna ucciderli. Ne salvi uno, li salvi tutti. Lei ha brontolato, ma è così tanto per fare. Invece, in forza eroinisti, ho fatto una piccola diretta dove praticamente ho usato una metafora per spiegare un po' la cosa che per rimanere sul tema, per spiegare sempre un po' la cosa perché ho visto che ho scaricato un video
meteoro sempre di TikTok dove a Rogoredo, in un'abitazione, non lì nel boschetto, vanno i carabinieri e con che baldanza entrano, perquisiscono, fanno le domande. Avete le sostanze, tiratele fuori, perché se mi mentite poi le trovo, allora mi arrabbio, te cosa fai? Oh, prepotenza, e gli altri sono, non sono neanche, non sono esseri umani, no? E allora ho fatto questa, mi è venuta questa cosa. E dicevo, c'è un condominio dove c'è l'ascensore, ci sono in parte all'ascensore, ci sono le scale. E i tabagisti e gli alcolisti prendono l'ascensore. Gli eroinisti si lamentano, ecco, a noi, a loro l'ascensore. A noi tocca fare le scale. Eh no, c'è il carabiniere che gli dice no, niente scale, voi. Niente scale, no, le scale le prendono, che sono un po' più difficoltose, quelli che usano i tranquillanti, i sonniferi, gli psicofarmaci, che devono fare un tragitto un po' più lungo perché devono andare a farseli ordinare dal medico. Allora gli eroinisti fanno questo, allora noi, ah, voi vi arrangiate, uscite fuori che già qui non potete stare. E poi, lo so, arrampicatevi su per i muri e entrate dalle finestre. Arrangiatevi. Gli eroinisti fanno, a quel punto gli fanno, sì, ma se facciamo una cosa del genere ci scambiano per ladri. E il carabiniere fa, è bene così, che così vi arrestiamo.